Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federfarmacia. Vediamo i titoli di oggi. Bilancio consuntivo 2019, il Consiglio di Presidenza di Federfarma approva. Approvato il DL liquidità, emendamento gemmato introduce DPC per emergenza Covid. Il cordoglio di Federfarma per la scomparsa del 15° farmacista. Cossolo rinnova il ringraziamento a tutta la categoria. Antonio Gaudioso nella commissione LEA, plauso di Cossolo, persona di grandissima competenza. Il Consiglio di Presidenza di Federfarma ha approvato la proposta di bilancio consuntivo 2019. Michele Pellegrini Calace, tesoriere del Sindacato dei Titolari di Farmacia, ha spiegato negli studi di Federfarma Channel che l'approvazione evidenzia un avanzo di gestione di circa 76.000 euro. Nonostante la riduzione della contribuzione legata alla spesa farmaceutica convenzionata, Pellegrini Calace sottolinea: siamo riusciti ad ottenere una serie di risparmi legati alla normale amministrazione che hanno consentito questo risultato. Ascoltiamo il suo intervento. Il Consiglio di Presidenza ha approvato la proposta di bilancio consuntivo 2019 che evidenzia un avanzo di gestione di circa 76.000 euro. Nonostante la riduzione della contribuzione, che come tutti ben sappiamo è legata alla spesa farmaceutica convenzionata, siamo riusciti ad ottenere una serie di risparmi legati alla normale amministrazione che hanno consentito il risultato già accennato. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, posso confermare che il patrimonio netto della Federfarma è rimasto invariato così come negli ultimi anni. C'è stato un leggero aumento dei costi relativi alla collaborazione continuativa sia di Federfarma che di Sunifar, che però è stato legato ad una maggiore partecipazione dei delegati sia provinciali che regionali alle assemblee, sia di Federfarma che del Sunifar. Quest'ultima ne ha fatta una in più rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda le società partecipate, il valore in esse è rimasto invariato e pertanto ci riteniamo soddisfatti dell'obiettivo raggiunto. La Camera ha approvato con 269 voti favorevoli e 193 contrari il decreto legge liquidità. Il provvedimento con le garanzie per l'erogazione di liquidità e il rafforzamento del Golden Power passa al Senato, significativamente modificato da Montecitorio. Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 7 giugno. Nel testo approvato è presente un emendamento che ha come primo firmatario Marcello Gemmato, segretario della Commissione Affari Sociali e Sanità alla Camera dei Deputati. Il testo presentato dal deputato pugliese rende possibile per tutta la durata dello stato emergenziale determinato dalla Covid-19 la distribuzione per conto di tutti i farmaci normalmente distribuiti in forma diretta dalle farmacie ospedaliere. L'emendamento quindi porta alla distribuzione dei farmaci in maniera capillare sul territorio, circoscrive la distribuzione diretta ai farmaci di uso esclusivamente ospedaliero o soggetto a monitoraggio intensivo e favorisce i pazienti fragili che possono approvvigionarsi dei medicinali in maniera comoda, evitando così disagi e costi economici. Il presidente di Federfarma Marco Cossolo ha espresso le condoglianze di Federfarma a tutta la famiglia di Paolo Ferraro, 15ª vittima tra i farmacisti scomparsi a causa del coronavirus. Paolo Ferraro ha combattuto la malattia in rianimazione per un mese e la sua morte è un grande dolore per tutti, ha dichiarato Cossolo, che ha poi rinnovato il ringraziamento a tutti i farmacisti che in questa emergenza operano con il massimo impegno e ogni giorno superando grandi difficoltà, affinché i cittadini possano continuare ad avere un'assistenza farmaceutica di qualità in una farmacia efficiente. Il segretario generale di Cittadinanza Attiva, Antonio Gaudioso, è stato nominato dal ministro della Salute Roberto Speranza componente della Commissione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Avrà il compito di aggiornare le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini. Marco Cossolo, il presidente di Federfarma, ha espresso le proprie congratulazioni a Gaudioso, persona di grandissima competenza ed esperienza, che conosce bene i bisogni dei cittadini, ma che soprattutto saprà rappresentare al meglio le esigenze dei malati, ha detto Cossolo.
Arrivati complimenti a Gaudioso anche da parte di Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti. Porta nella commissione il ruolo fondamentale dei rappresentanti dei cittadini, ma anche un enorme bagaglio di conoscenza dei meccanismi concreti del funzionamento del servizio sanitario. Congratulazioni anche dal presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli. La partecipazione dei cittadini alle scelte politiche che riguardano la loro salute, ha dichiarato, è riconosciuta quale principio fondamentale del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito. Il telegiornale di Federfarma Channel torna domani. Buona giornata.